Prima di tutto da questo libro emerge un dato, cioè il fatto che non si può più parlare a Milano di infiltrazione mafiosa, bensì di vera e propria presenza, una presenza che ormai è radicata nel tessuto sia sociale che economico che soprattutto anche negli ultimi anni politico di Milano, dell'Interland e della Lombardia intera. Cioè, i partiti avrebbero dovuto espellere dalle proprie file le persone che non danno garanzia di essere nettamente distaccate dai rapporti politici ed affari con uomini dell''ndrangheta. Ciascun partito dovrebbe cacciare i suoi, in modo tale che non ci siano strumentalizzazioni politiche, utilizzo dell'antimafia a fini politici. Ciascun partito cacci i suoi che hanno compromissioni con l''ndrangheta e si sanno chi sono. E parlando di politica, abbiamo registrato almeno 13 politici che nel corso delle ultime inchieste, quindi vuol dire dal 2008 ad oggi, negli ultimi 4 anni, hanno intrattenuto rapporti con la criminalità organizzata. Da un lato esiste l''ndrangheta che si fa impresa e quindi, come dire, entra nel tessuto sociale lombardo e quindi è quasi invisibile. Dall'altro lato però abbiamo anche un controllo del territorio piuttosto forte, proprio perché non è più una questione di infiltrazione, come dicevo prima, ma sì di presenza, e la presenza in qualche maniera radica. E per troppo tempo non se n'è parlato e si è fatto finta che non esistesse il problema. È importante parlarne, ma è importante che dalle parole si passi ai fatti e quindi si costruisca quelle sinergie, quelle unità tra le forze vive della città per poter impedire le infiltrazioni mafiose. La mafia bisogna contrastarla, ma soprattutto bisogna debellarla e vincerla, e questo è possibile solo se sarà unita l'intera città positiva per arrivare all'obiettivo che è fondamentale, soprattutto in previsione di Expo 2015. Inoltre il dato formale dei tradizionali codici etici, dove devi essere condannato in via definitiva in Cassazione per poter uscire da qualsiasi associazione. Noi abbiamo ritenuto che ovviamente chi è condannato va fuori, vanno fuori con una sanzione sociale. Gli imprenditori che pagano il pizzo e non denunciano i loro estortori vanno fuori a prescindere, gli imprenditori che in qualche modo, al di là del rilievo penale, colludono con la mafia. Gli imprenditori che o colludono o non denuncia, devo sapere questa di affrontarla così come è confusa, non è casa loro, vada da un'altra parte.